Buongiorno, porto un saluto a tutte le autorità presenti, civili, politiche e religiose. E prima di tutto ringrazio ancora il Presidente Ronaldin per le sue parole e la sua attenzione che finora non è mai venuta meno alla CONI. La CONI si trova ad affrontare un punto di svolta per andare oltre questa grande crisi. Insieme ad altri investimenti che stiamo completando quest'anno, la nuova operatrice Schumacher rappresenta un primo importante passo di cammino che è organizzato su 3 anni. In questi 3 anni saremo impegnati a rifocalizzare la nostra produzione su nuovi prodotti a maggiore valore aggiunto. Si tratta di un percorso obbligato che ci farà confrontare con prodotti di specialità, purtroppo molto più difficili da mettere a punto e da realizzare, che sono però i soli che possono garantire una corretta redditività a questa grande azienda. La volontà nostra è quella di riuscire entro il 2015 a trasformare completamente la produzione della nostra fabbrica, sia dal punto di vista qualitativo che da quello quantitativo. Per far ciò è assolutamente indispensabile un forte spirito di squadra, un impegno collettivo, accompagnato ovviamente da investimenti che siano tecnologicamente congruenti. Così, per quanto attiene al primo aspetto, ritengo che ormai dopo un triennio in cui abbiamo vissuto un periodo difficile di cassa integrazione, è giunto il momento di dare un messaggio di speranza che ci dica che esiste ancora un futuro che possa essere non di regressione ma di ripresa. È questo messaggio che va rivolto innanzitutto ai nostri lavoratori, che sarebbe più giusto chiamare collaboratori, attraverso azioni concrete, tangibili, che facciano comprendere nella quotidianità che un cambiamento positivo è già in corso. Un cambiamento che permetterà nel medio periodo di superare la crisi rinforzandoci. Vogliamo infatti lasciarci alle spalle quel sentimento di impotenza che qualche volta ci aggredisce e che ci porta a dire che tanto contro questa crisi mondiale nulla si può fare. Vogliamo dimostrare a tutti che dentro la CONI ci si è rimboccati le maniche e non si è rimasti alla finestra a guardare. Per quanto riguarda invece gli investimenti, purtroppo le cose stanno diversamente. Nel nuovo mondo che sta nascendo dopo la crisi del 2008, molto è cambiato e gli imprenditori hanno dovuto sapersi reinventare. Purtroppo però quel poco che non è cambiato è ciò che costituisce un freno alla ripresa di tutti, CONI compresa. Molte regole non sono cambiate, anzi sono diventate più restrittive, rendendo ancora più complesso, articolato e difficile il peso degli adempimenti burocratici, delle garanzie e delle certificazioni. Purtroppo queste inutili difficoltà dovrebbero essere rimosse da chi ci governa. Ecco allora che l'impegno di cui parlavo prima, per essere vincenti, non può essere un impegno solo dell'azienda. Deve trovare un sostegno esplicito, fattivo e tangibile anche al di fuori del mondo produttivo. Abbiamo bisogno di ritrovare la stessa fiducia che abbiamo nell'impegno dei nostri collaboratori, anche nell'impegno degli amministratori locali, i quali con poche decisioni possono determinare un punto di svolta. Mi rivolgo allora ai decisori politici affinché nei loro programmi considerino questo aspetto importante. La rinascita dell'industria e delle attività produttive può avvenire solo se alcune regole sono riscritte. La rinascita può avvenire solo se in questo momento di rinnovamento si operano scelte difficili ma coraggiose, creando gli strumenti per sostenere i virtuosi, per tornare finalmente a crescere. La CONI, ma credo di poter parlare a nome delle altre aziende dello Stato, produce lavoro e ricchezza. La CONI lavora oltre 1000 dipendenti con un costo totale del lavoro che ogni anno supera i 46 milioni di euro. Crea un indotto importantissimo legato allo stabilimento che occupa altri 500 lavoratori all'esterno dell'azienda e che ha un impatto positivo sull'economia valdostana superiore ai 20 milioni di euro, con un gettito di minimo di 25 milioni di euro oltre alle imposte dirette. Questa è l'importanza tangibile ed economica della CONI.
un'impronta, spero che tutti siano pronti a sostenere e preservare, un'impronta che rappresenta il valore nel tempo di un'azienda che da sempre è stata considerata come un patrimonio importante, garante della solidità e della stabilità del lavoro in Val d'Aosta, ma che ultimamente forse è oggetto di attenzioni distorte, che spesso si tramutano in dicerie messe in giro, magari ad arte, sulla situazione economica o ambientale della casa. Dicerie che, facendo caso dell'impatto ambientale, pur di fronte ad analisi monitoraggi positivi e al proseguimento di un percorso pluriennale fatto di investimenti e di miglioramenti continui e costanti, si alzano a gran voce suscitando echi non positivi, per poi essere corrette e ridimensionate con smentite sussurrate a bassa voce di fronte alla realtà dei fatti e dei numeri. Sono comunque certo che l'impegno economico e di risorse umane che stiamo sostenendo, sia dal punto di vista ambientale che da quello della sicurezza, entro breve ci permetterà di lasciare un'impronta e un sentimento positivo all'interno della collettività, permettendoci di continuare a produrre serenamente ciò che ci viene meglio, ossia l'acciaio inossidabile, sempre più sofisticato e dalle altre prestazioni. Tornando infine ai legami dell'azienda con la situazione locale, devo purtroppo rimarcare, ma ovviamente non siamo i soli, che negli ultimi tempi alcune delle nostre richieste che ragionevolmente noi avanziamo, evidentemente nei momenti difficili, sono state ignorate o rinviate per motivi di bilancio. La giustificazione è senza dubbio fondata, non lo mettiamo in discussione. Ma credo di poter dire che la Val d'Aosta ha nel suo DNA, nel suo particolarismo, nella sua comunità locale, la forza per reagire e trovare le soluzioni giuste che ci consentano di superare quest'ultima salita di una corsa in montagna che ha come traguardo il rilancio aziendale e che ci ha visto superare avversità e difficoltà riguardo alle quali nessuno di noi era preparato. Per essere chiari, la spinta necessaria per arrivare in vetta è rappresentata da un sostegno che ci permetta di chiudere il piano degli investimenti. Un sostegno che un tempo sarebbe stato facilmente garantito dal sistema bancario finanziario, ma che oggi solo il decisore politico, visto l'irrigidimento delle banche, può offrire. Il mio appello è che l'impegno di tutti noi in Cogne, insieme ai fornitori valdostani, non vada frustrato dall'immobilismo. Confidiamo che il sistema Valle d'Aosta continui a crescere insieme alle realtà positive della nostra regione, sostenendole nei momenti difficili.